just for one day. We can be heroes just for one day. Nome? Giovanni. Leonardo. Cognome? D'Amore, Ortensi. Età? 17, 16. Ruolo? Centrocampista. Terzino. Hai un soprannome? No. Sì, Paneo. Perché? Motivo non me lo ricordo, perché è nato tutto da una casualità, però non me la ricordo adesso. Cioè, motivo. A quanti anni hai cominciato a giocare a calcio? 5. 5. Squadra del cuore? Napoli. Milan. Qual è il tuo idolo? Iniesta. Shevchenko. Come definiresti con un'espressione il calcio? Passione, impegno, amore. Passione, fatica, gioco di squadra. Hai un'altra passione oltre al calcio? La musica. Musica anch'io. Che cosa vuoi fare da grande? Un'altra cosa. Anch'io. No, ancora non ho idea. Dici tre aggettivi per descriverti. Tignoso, permaloso, forte, spiritoso, simpatico. Sì. Simpatico, permaloso e soprattutto orgoglioso. Il tuo pregio in campo? La corsa. Velocità. Il tuo difetto in campo? Portare troppo palla a volte. Certe volte non me la ricordo. Il tuo pregio più grande? La simpatia, prendere tutto dal lato positivo. Far ridere la gente, essere simpatico. Il tuo difetto più grande? Permaloso, essere molto permaloso. Essere troppo orgoglioso. Materia preferita a scuola? Educazione fisica. Storia. E quella più odiata? Matematica. Matematica. Libro preferito? Leggo poco. Io gli unici libri mi sono letto è Geronimo Stilton. C'è un film di cui conosci tutte le battute a memoria? No. Sì, tantissimi. Harry Potter, Signore degli Anelli, troppi. Piatto preferito? Carbonara. Carbonara. PlayStation o Xbox? PlayStation. PlayStation. Canzone preferita? Certe notti di Liverpool. Blue Sky di Jimmy Dice. Cantacela. No. Certe notti. Rara, non manco me la ricordo in questo. Anch'io. No. Tu sai che sei la mia Blue Sky, però non me la ricordo. Tra i due chi è il più simpatico? Io. Io. Il più bello? Io. Lui. Il più timido? Lui. Io. Il più permaloso? Lui. Io. Il più dispettoso? Io. Lui. Il più chiacchierone? Lui. Io. Il più forte con le ragazze? Io. Non dire. Il più forte sul campo? Io. Chi è il più simpatico del gruppo allievi? Leonardo. Giovanni. E il più forte tecnicamente? Emiliano. Gian Domenico. In cosa sei più bravo di lui? Scuola. A pallone. Soprattutto a scuola. E in cosa sei meno bravo di lui? Sono tagliato sto pezzo. No. E il difetto più grande dell'altro? A volte è troppo testardo. A volte non pensa a quello che fa. E il pregio più grande dell'altro? Riesce sempre a far ridere la gente. È troppo simpatico. Un aggettivo per descrivere Mr. Gizzi? Intelligente. Intelligente, poi mister, secondo me. Ti fa lavorare tanto, però è uno che secondo me alla fine riesce a tenere ciò che voleva. Molto tattico, bravo, molto attento. Quale obiettivo deve porsi la tua squadra per questa stagione? Partita per partita, cercare di vincere fino a fine stagione, visto un inizio non molto sprint.
cercare di mettercela tutta, perché fino adesso abbiamo solo cazzarato e quindi impegnarci un pochetto. Raccontaci un episodio divertente accaduto nello spogliatoio. No, che una volta per sbaglio è successo un po' di tempo fa che abbiamo aperto un estintore, ma per sbaglio, perché stavamo aprendo la porta e abbiamo toccato l'estintore e niente, abbiamo tutto impolverato, però è successo tanto tempo fa. Il nostro compagno impolverato. Il compagno amico nostro. Cosa ti auguri per il tuo futuro calcistico? Mi auguro di divertirmi fino a quando avrò voglia di giocare. Che duri abbastanza per divertirmi. Di non esagerare troppo, poi certo. Saluta i tifosi del Cregas. Ciao tifosi, forza Cregas. Dai, sempre forza Cregas. Salutatevi. Ciao Le. Ciao.